in una Imola colorata di rosso Ferrari e ancora un duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc a entusiasmare. Il campione del mondo in carica ed il leader della classifica piloti 2022 si sono dati battaglia per tutti i 21 giri della sprint race di questo mondiale. Alla fine, come per la pole del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, prevale l'olandese del Red Bull. La sprint race, scattato meglio Verstappen, il ferrarista Leclerc ha tenuto la leadership per tre quarti di gara, poi in difficoltà con i pneumatici ha subito nell'ultimo terzo di corsa il ritorno dell'olandese volante, subendo anche il sorpasso da parte della Red Bull al penultimo giro. Terzo posto per Sergio Perez con l'altra Red Bull, mentre Carlos Sainz con l'altra Ferrari rimonta dalla decima posizione al via al quarto posto finale. Gli altri piazzamenti e la gara: Lando Norris e Daniel Ricciardo rispettivamente al quinto e al sesto con le McLaren. Ancora problemi per le due Mercedes fuori dalla top ten. Undicesimo Russell, addirittura quattordicesimo Hamilton. La gara: Leclerc scatta meglio di Verstappen e prende la testa davanti all'olandese e a Norris, che non riesce ad approfittare della partenza imperfetta del campione del mondo. Battaglia serrata fra Perez, Ricciardo e Magnussen al tamburello, ma passano tutti e tre. Altre emozioni: Alonso perde un paio di posizioni. Safety car per l'uscita di pista di Zhou alla Piratella dopo un contatto con Pierre Gasly. La gara riparte al quinto dei 21 giri in programma. Leclerc tiene la prima posizione. Al settimo passaggio Sainz supera Alonso e sale al settimo posto. All'ottavo Perez supera Magnussen davanti ai box per il quarto posto. Il danese scala poi in settima posizione, superato anche da Ricciardo e Sainz. Ora cresce l'attesa per il Gran Premio di Emilia-Romagna al via domani alle ore 15.